Sì, questa collaborazione con Giancarlo Cesana si inserisce in un punto del programma di governo che presenterete tra poco che riguarda sussidiarietà e terzo settore. In che modo si realizzerà? Beh, Giancarlo Cesana, come sua storia personale, ha una lunghissima esperienza sul tema sussidiarietà e terzo settore. Lui per primo ha coniato la frase meno Stato più società. L'idea è quella di fare in modo di valorizzare tutto quello straordinario mondo del terzo settore, del volontariato, di chi si impegna privatamente per la comunità, per gli altri, per coloro che hanno intorno, per fare in modo che divenga un vero e proprio modello di società. E Giancarlo Cesana ci aiuterà nel predisporre il programma e nel predisporre le iniziative tese a realizzare questa nuova coesione sociale che vogliamo fare in Italia. Come ho detto, un altro modo per aiutare la famiglia può essere anche la flat tax, che secondo lei è anche un modo per dare una sterzata alla nostra economia. In che senso? Certo, perché ridurre le tasse e semplificare il modello fiscale è molto importante, soprattutto mettere un tetto. Sopra un certo livello le tasse non possono essere più messe. La flat tax non deve spaventare, non è il 25% per tutti, è una tassa unica per tutti, ma ovviamente con i sistemi di deduzioni potranno esserci dei forti alleggerimenti, soprattutto per le famiglie che sono numerose, che svolgono una funzione sociale, che hanno un anziano non autosufficiente piuttosto che un disabile, un disoccupato a proprio carico. Insomma, fare in modo che il fisco non soffochi la società, ma anzi promuova le comunità e promuova l'iniziativa privata. Per l'aggiornamento del DEF il governo ha detto che saranno sterilizzate le clausole di salvaguardia, che non sarà una manovra depressiva. Lei cosa pensa? Ma non è una manovra, cioè non credo che ci siano, non ci si può più affidare a piccoli ritocchi confusi del quadro fiscale piuttosto che della spesa. Credo che ci sia bisogno presto di una nuova legislatura, di un nuovo governo che sia in grado di fare un programma di rilancio della nostra economia, che passa attraverso il taglio della spesa, la riduzione delle tasse e l'annullamento della burocrazia. Per far questo non serve una legge finanziaria di un governo che sta finendo da qui a pochi mesi. Hai detto che serve un'Italia centrodestra, ma i risultati delle elezioni tedesche allontanano un po' le varie anime all'interno del centrodestra, secondo lei? Ma una cosa sono i commenti alle elezioni, che ognuno ovviamente porta pro domo sua, una cosa è invece il valore vero del risultato delle elezioni tedesche. Io penso che le elezioni tedesche sia successo quello che sta succedendo in Italia da tempo, ma che succede in tanti paesi europei, ad esempio nell'ultima elezione in Francia, cioè che i grandi partiti tradizionali, quello popolare e quello socialista, perdono consensi, perdono il loro rapporto con la società. In Germania in più questo è successo perché si sono alleati per 5 anni per governare insieme e i cittadini tedeschi hanno votato contro di loro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo bisogno di una forza politica liberale, popolare, nuova nel centrodestra, cioè che recuperi quel consenso che c'era una volta nel centrodestra e che si è perso, tanto che oggi abbiamo i partiti più radicali che sono preponderanti nell'ambito del centrodestra. Ultima domanda, ma dopo essere stato anche lui ad Atreju, vede più è più possibilista su veramente questa unità del centrodestra alle prossime elezioni oppure no? Guardi, c'è molta buona volontà, sicuramente. Sono emerse un po' delle differenze, dei distinguo. C'è molta buona volontà e ci sono ancora troppi slogan. Io credo che il problema non sia tanto quello di fare competizione tra una forza politica e l'altra per chi la spara più grossa, ma penso che invece bisogna avere dei programmi per poter risolvere i problemi degli italiani. Gli italiani si sentiranno confidenti a votare un movimento di centrodestra se sanno che quella realtà risolverà i loro problemi. Non si vota più, non bisogna più votare contro Renzi o contro il 5 Stelle, ma bisogna votare per il proprio futuro, per qualcosa, per il proprio futuro. Noi vogliamo essere la componente all'interno del centrodestra che più di tutti lavora sulla qualità dei programmi e sulla concretezza delle proposte.